La nostra visita è baciata dalla fortuna perché incontriamo una figura che è un pilastro di questo quartiere, Carmen, che abita qui da, non dico un secolo, ma ci siamo vicini. Pinky! Oddio, guarda che c'è! Ciao! Sono con degli amici. Ah, lei è Carmen. È la signora Carmen. La signora Carmen. Mi dici di me? E facciamo conoscere Pinky e Carmen. E Pinky è contento di vedere. E lei, signora, è un pilastro perché vive qui da molti anni. Sì, ma io sono nata qua, quindi più pilastro di così. Invece si passa alla capitale del Bangladesh, Dhaka, per questo money transfer che è qui da qualche anno.
parrucchiere low cost. No, taglio uomo è 8 euro. Anche nei miei cinesi, sì. Taglio donna, bello. Taglio donna, 10 euro. Made in Italy, anzi from Lecce, per essere precisi. Lecce, presidio italico in questa stazione. Accanto ne abbiamo un altro, un panificio pasticceria che è chiuso nel pomeriggio, e dal panificio pasticceria italiano si passa immediatamente dopo al kebab, pizza e specialità varie di cittadini iracheni, curdi iracheni. Uno si sorprende se a pochi passi da un parrucchiere cinese ce n'è un altro, giusto? Perché ci si deve scandalizzare? Lei è cliente, scusi? Sì. Lei viene abitualmente? Sì, sono abbastanza bravo. Cosa vuol dire abbastanza, se posso essere? No, è nel senso che non tutti sono bravi, voglio dire, perché alcuni non li sanno asciugare, quindi usano il fono in modo inadeguato, però questi lavorano abbastanza bene. E poi anche hanno un vantaggio dal punto di vista economico, certo. La sproporzione è vistosa tra un parrucchiere sì, italiano. Da premettere che io sono di origine napoletana, quindi voglio dire, come costi ci siamo, no? Che anche da noi a Napoli questa cultura del capello ogni settimana ci sta, però con prezzi abbastanza accessibili, non quelli del posto, sono diversi. Troppo costoso, cioè voler mantenere un attimino un certo look, no? Certo. Ma solo per essere ordinati, non tanto, magari c'è chi come me è costretto a fare un colore periodicamente, un mese e due volte, andare da un parrucchiere qua incide tanto. Certo. Qui siamo di fronte al Bangla Bazaar, che è un mini market aperto dal 2015 da Mia Alam, che viene anche lui dalla capitale del Bangladesh, che come sapete Dhaka. Collettiva, perché qui ci sono un bar gestito da uno squisito signore cinese a cui chiedo insistentemente notizie sulla crisi a Hong Kong, ma non mi dice niente. In questo vicolo c'è un African shop gestito da una coppia dell'Angola, e poi c'è il leggendario Pullman Bar, passato di mano anche lui, anche adesso è un presidio cinese. Gelateria italiana, che sapete che il gelato unisce tutti i popoli, siamo d'accordo su questo, no? Ci sono valori universali. C'è un angolo di Bocca Stazione che quasi nessuno conosce perché sfugge alla vista di chi ci passa distrattamente, ma noi lo percorriamo perché c'è un posto molto interessante. Thank you.
Tanto dolce. Hai visto le cose per giocare al cricket? E questa ormai. Tra l'altro io vi svelerò dove vanno a giocare. Ecco. Così. Ma dove giocate qua a Udine a cricket? Udine. Non lo so. Io so che c'è un posto a Udine dove si gioca a cricket. E dov'è? Dove parco? Ah, si gioca dovunque. Tu giochi a cricket? E dove hai giocato l'ultima volta? No, qua a Udine. Via Cividale. E chi c'era con te a giocare a cricket? Tutto mio. Amici di dove? Pakistani e afghani. Scambiatevi l'amicizia, no? Ti lo state facendo? Anche lui non capisce bene come ci chiamiamo. Aiutalo a scrivere. Aspetta, allora cerca me. Cerca amici. Aspetta, mi scrivo io. Allora, adesso ci aiuterai ad acquistare queste cose per il rinfresco che faremo nel negozio di Wacar. E quindi cosa ci consigli di acquistare? Per esempio questi dolci, dicevamo, no? Quanti dolci? Dolci? No, afghani? Sì. Questi sono due tipi di dolci, questi Pakistan e di India. Allora, questo si chiama Barfi. Un momento che vuoi che faccio assaggiare un po'? No, questo non li assaggiamo lì. Okay. Allora, questa qua è Barfi. Questa qua è mix dolce. Allora, questa qua si chiama Gulab Jamun, con la crema. Questa c'è. Sono altri tipi anche. Cos'è? Allora, questo si chiama jalebi. In afghana lingua si dice zalobe. Ma cos'è? Questa. Sempre dolce. No, sempre dolce. Allora, questi qua sono tanti tipi, ma questi sono 3-4 che noi ne abbiamo. Adesso ne prendiamo un altro ancora, ce n'è uno diverso oppure... E un altro, questo qua, diciamo, questo anche con la jaman, ma senza crema. Senza crema, un attimo che così non si vede perché c'è. Puoi vedere questo. Perfetto.
Allora prendiamo questi e da bere ovviamente i succhi. Sì, da bere, questo voi sapete già, questo è best mango. Allora questi sono semi di basilico. Ah, intanto quanti siamo? Sono i semi di basilico, sì, sì, sì. Quelle cosine lì? Queste qua, questi, sì, con cocco, semi di basilico con cocco. Sì. Allora queste qua, anche semi di basilico, con altro, sì, diciamo, sì, che... Questi sono... sono mango, anche queste qua, guarda, sono... Allora, prendiamo mango qua. E cherry. Cherry drink, sì. Come si dice cherry? Ciliegia. 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 E allora prendiamo sei di quelle. Sei di queste. Anche queste qua. E grapes. L'uva. L'uva. L'uva nera. Sì, da 2-3 mesi. Cioè. Cosa c'era prima qua? Aiuta. Prima era un'agenzia. Ah. Sì. E da, tu vendi? Un po' di tutto. Telefonini? Telefonini, sì. Anche quello, lo zaini, valigie. Valigia? Ciao. Elettrodomestici? Non c'è da solo però, c'è qualcuno con te che lavora con te? Sì, non c'è... un ragazzo mio paesano, io lavoro in un'altra parte, in centro, sì, lavoro in cucina. Ah, e fai un po'? Un sì, po'. Un po' sì, così. Infatti gli ho chiesto se dorme. Che infatti, dormi? Un po' sì. Poco? Sì, non tanto, ma un po' sì. Si mangiano male, hai visto che io avevo scritto, no? Sì. Quanto viene? Per te 8. Grazie. Io te la facevo comprare. Mandava anche sempre a me. Si vede che sono in sala. Sono nato in Pakistan 1995 a Sargodha. In Pakistan c'è un villaggio, si chiama Chek Sahib Khan, una piccola città, c'è anche, si chiama Miani, e ho fatto scuola e dopo ho fatto 4 anni in università e dopo anche ho lavorato in ambasciata un anno a Islamabad e dopo ho lasciato il mio paese, sono venuto qua in Italia. Perché hai lasciato il tuo paese? Tanti problemi,
erano po', perché che era difficile, diventa difficile per me vivere lì. Dopo sono venuto qua in Italia nel 2016, in febbraio. Ho fatto scuola, ho imparato lingua italiana e dopo... Ho imparato a scrivere benissimo, tra l'altro. Ho cucina italiana, adesso sto lavorando in cucina italiana, sì, in centro. Ci spieghi che cosa, che ricette preparai? Che piatti? Sì, queste ricette friuliane, quello che sapete voi meglio di me. Frico? Frico con patate, sì. Frico con patate? Patate, come sì. Lo fai il frico? Spiegaci come fai il frico. Sì, è un formaggio grattugiato, che prendo formaggio Montasio grattugio e... patate bollite e dopo spello, sì. No, noi non mettiamo cipolla, no. Non mettiamo, sì. Che sono le varie ricette? Le varie ricette, sì. Ho anche sentito che lì, anche allora, cioè in Piazza Cella, loro fanno così. Sì, frico gourmet. Sì, le fanno, ma noi non facciamo così. Sapevi già cucinare in Pakistan? No, qua tutto è imparato qua. Prima lavoravo come lavapiatti e dopo aiuto cuoco e dopo faccio così. È imparato. Senti, tu sei rifugiato, no? Sì. E quanto tempo hai dovuto attendere per vederti riconosciuto lo status? Quasi 2 anni, che prima quando andavo a scuola, piano piano ho fatto terza media e dopo quando ho fatto terza media ho letto storie italiane, che italiano che come è. E dopo così che piano piano anche quando ho incontrato le persone, così. Sì. Ma non è facile per me, ho fatto tanto questo tempo da imparare. Senti, cosa ne pensi di questa città, Udine? Sì, Udine, che adesso diventa per me una città. Quando sono con i miei cugini, sono venuti in Italia, che io ho spiegato che questa è la mia città. Scusa, che... cosa gli hai fatto vedere di Udine ai tuoi amici? Per i miei amici che ho portato lì in castello, a Udine centro, sì. Che ho fatto il giro in centro, tutta la roba che dove lavoravo. Lì in Palmanova, adesso che sto lavorando lì in centro. Basta. Ti piace Udine? Sì. Piace? Sì, a me piace, sì. Bravo. Vorrei chiedere se gli piacciono gli udinesi, ma... udinesi non piacciono, udinesi non piacciono. Ecco, ho avuto delle risposte. Sì. Perché non tutti. Sì, brava. Che io vedo che in giro, che udinesi non piacciono stranieri, ma stranieri, perché loro vedono tutti uguali, ma udinesi... non piacciono. E dico verità. Davanti a voi italiani. Loro, cosa hai detto? Che loro vedono tutti uguali? Sì, sì, sì. Stranieri quando vengono, perché tutti uguali. Tutti uguali, è nero, bianco, africano, americano, qualsiasi. Ma invece qua italiani, quello che dal nord, non vedono uguali. Ho capito, ma tu personalmente qualcuno ti ha detto qualcosa? Sì, mi hanno detto tanti. Se io lavoravo lì, era friulano, mi diceva, oh, vai, noi facciamo un muro, brilla, così mi ha detto, va bene, tranquillo. Ti chiediamo scusa noi per questo. No, è il mondo come sì, così, non è. Diciamo che non sono tutti uguali gli italiani. Sì. Anche io dico che una mano è 5 dita, ma non è uguale, diversi. Vero? Sì, diversi, per andare avanti. Sì. Cioè, qual è questa bella cosa? Questa bella sì, faccio superiore. Ah, fai le superiori? Sì. Ti iscrivi alle superiori? Sì. Quale scuola? Adesso vedo che Stringer, vado che lì. Dove... Stringer commerciale. Sì. Se no, Stringer cuoco. Sì, faccio cuoco. Io già prima sono stato lì a fare un'informazione che mi hanno detto che se tu fai cuoco, tu hai già lavorato, mi aiutano, mi danno un po' strada. Allora, noi per testimoniarti che in realtà non tutti gli udinesi pensano allo stesso modo degli stranieri, siamo venuti qui per dirti che siamo contenti che sei in questo quartiere. E abbiamo comprato un po' di cose per fare un brindisi tutti insieme e abbiamo portato anche una piccola sorpresa. Ok, grazie. Ora, grazie all'assistente cameraman possiamo solennizzare ed eternare questo momento in cui siamo al cospetto di Wakar. E abbiamo allestito un piccolo, così qualche specialità dal Pakistan, le fai vedere.
ci sono alcuni dolcetti, ci sono stati spiegati prima, li abbiamo acquistati da un tuo paesano. Grazie. E siamo pronti tutti a brindare, siamo pronti appunto a brindare a un futuro prospero per te e la tua famiglia che costituirai qui in questa città, ai tuoi figli, a questa attività. E per solennizzare appunto questo momento, che sarà appunto fermato con una foto, noi ti chiediamo la foto ricordo di questa serata. Tu hai due bandiere a disposizione. Quello bandiere c'è qua al mio cuore. Bravo. Voglio che tu scelga qual è la bandiera, una, l'altra o tutte e due. Per me tutte e due. Bravo, Wakar! Bravo! No, non mezzasta però quella del... Ecco, tira su, bravo, perfetto! Grande Wakar! Bravissimo! No, perché che adesso la nostra domanda è a modo da dire, dove tu mangi, non fai lì cazzare, non fai lì, non caghi lì, perché adesso qua sto mangiando, sto vivendo. Se io faccio le robe brutte, per qua, per questo stato, per cosa dirò per mio figlio, con mio arrivo, quello che arriveranno, cosa ho fatto? Se questo sono nato qua, sto, questo momento sto vivendo qua, devo portare rispetto. Bravo, grande Wakar, un applauso. Vai con i dolcini pakistani.